Senti, ma tu sei venuto in metropolitana vestito così? No, sono venuto in auto. Io vengo da Napoli. Oggi poi fa molto molto caldo, tu stai bene qui dentro a questi panni, respiri? Diciamo che sopporto. Questa cos'è, una cannuccia per respirare? Sì, sono delle cannucce. Ah, fantastico. E questo vestito l'hai ideato tu o l'hai comprato? L'ho fatto completamente io. Ecco, perché una caratteristica appunto di chi partecipa al Romix, dovrebbe essere questa comunque, è quella di realizzare proprio autonomamente i vestiti. E quanto sei alto? Con queste alte sono 2,12 metri. Io adesso vi faccio vedere una cosa bellissima, perché lui è vestito ovviamente così, ma ha degli aggeggi, come si chiamano? Degli sparagnatele. Come? Sono spararagnatele. Spararagnatele. Io adesso vi faccio vedere come funziona. Guarda, alza un pochino così, 3, 2, 1, vai! Sapere che dopo 40 anni portano nel cuore ancora le nostre canzoni. Diciamo qualche titolo, intanto ne dico uno io, l'Uomo Tigre. Ah, vabbè, l'Uomo Tigre insieme alle Diosche sono state quelle che le più famose, ma ne abbiamo scritte tante, abbiamo scritto L'Isola di Robinson, Libro Cuore, La Spada di King Arthur, Yattaman, Lo Scoiattolo Banner, adesso non me ne ricordo più. Tanti, senti l'Uomo Tigre come faceva, guarda un giusto pezzettino e poi ti lascio andare. Faceva solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Grandissimo, grazie Riccardo. Grazie a te Gianni. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo nome ha la maschera tigre. Eccolo qua, è proprio lui. Sei l'unico uomo tigre che c'è qui in fiera, oppure ne hai incontrati altri? Sì, però ne ho visti altri altre volte. Giulio e Filippo sono venuti qui alla Romix vestiti da Dante e da Virgilio, tra tanti lupi, tra tanti manga, tra tante maschere. Ecco, voi avete scelto perché questi personaggi? Allora, sono due personaggi iconici della letteratura italiana, personalmente ci piace anche molto la letteratura italiana e crediamo che comunque i giovani debbano comunque spingersi anche a apprezzarla sempre di più. Quest'anno italiana è interna, quindi bisogna farsi volere bene. E cosa racconti? Che storie racconti? Ma scrivo principalmente storie sul cibo. Sul cibo, cioè che significa? Che faccio qualcosa a tema cioccolata, perché oltre a disegnare creo anche della cioccolata nel mio laboratorio. E tutti odori di cioccolata. I bombi sono degli insetti. Fanno parte della famiglia delle Apidae, dei menotteri, e sono in pratica i fratellini delle api. Ma la particolarità è che sono grossi e hanno il culetto bianco. Sono molto rumorosi. Loro, al contrario delle cugine api, non gli piace molto lavorare. Come mai non hanno le pupille i bombi? Allora, non hanno le pupille per una questione che ho provato a sperimentare, giustamente. Quando inizi a fare un progetto incominci a sperimentare, a fare un po' di prove. Con gli occhi non mi piacevano tantissimo. Piaceva, però ti piaceva per esempio Dylan Dog, che è diventato in questo caso Dylan Bomb. Sì, esatto. Alex, quest'anno Topolino compie un compleanno importante. Sì, sono 75 anni dall'attuale formato, anche se lui in Italia esce già da molto di più.
Diciamo che Topolino ha sempre avuto questa capacità di leggere i propri tempi, quindi di sapersi evolvere, di saper intercettare quello che è il gusto del pubblico, di farlo divertire, di farlo intrigare, di segnargli delle cose. E la testimonianza più bella è che siamo ancora qua dopo 75 anni con tanta voglia di andare avanti. Come è cambiato il linguaggio di Topolino da quando è nato adesso? Cambia tutto quanto nella vita, anche il linguaggio? Tanto, tantissimo. Se, leggendo i numeri di 30, di 40, di 70 anni fa, sicuramente si trova un linguaggio molto diverso, delle parole anche che in qualche modo non rispondono più a quello che è il linguaggio comune di oggi. E si allaccia anche questo a questa capacità che ha avuto un po' Topolino di evolversi. Oggi si parla un linguaggio che è vicino al linguaggio che tutti quanti oggi parliamo, quindi un linguaggio molto rapido, molto veloce, fatto di sintesi, perché questo oggi è quello che il pubblico chiede. È un gran bel percorso. L'associazione si occupa appunto a livello nazionale di portare la cultura Ghostbuster in ogni luogo, non soltanto nelle fiere come il Romix, ma anche nelle scuole. Abbiamo tante attività anche dedicate appunto alla beneficenza, ai rapporti con gli ospedali pediatrici e quant'altro. E il nostro obiettivo è quello proprio di far conoscere la cultura Ghostbuster, che è quella sia cinematografica degli anni Ottanta, ma proprio dei valori principali che sono l'amicizia, il team, il gioco di squadra, perché insieme si può veramente salvare il mondo. Che edizione è questa? La 32esima. Beh, è una grande festa dell'immaginazione e della creatività. Siamo alla 32esima edizione, il luogo dove il fumetto e gli artisti sono al centro del nostro programma e di tutte le nostre giornate. E poi da qui si parte per il cinema, i games, i videogiochi, il cosplay. Un luogo dove condividere passioni. We'll be right back.